messaggio di unità. Dobbiamo superare per questa, come per altre celebrazioni, che possono essere quella del 27 gennaio, quella del 10 febbraio, dobbiamo superare il concetto per cui alcune celebrazioni appartengano a alcune parti politiche e non ad altre. Le celebrazioni nazionali celebrano tutta quella che è la nostra storia. Adesso stiamo ascoltando per esempio Bella Ciao, che è la canzone della Resistenza. Ad ascolteremo anche una canzone molto bella tra poco di Sergio Endrigo, che parla della sua Pola abbandonata e del dramma delle foibe. Adesso un bel momento con la partecipazione delle forze armate, delle autorità, dei colleghi sindaci, di Sua Eccellenza il prefetto e di quanti hanno voluto Siculiana, perché Siculiana in questo momento rappresenta un luogo di pacificazione, perché ricordo che oltre a festeggiare il 25 aprile stiamo portando avanti e promuovendo la nascita di un monumento proprio dedicato alle foibe, e da qui è partito anche oggi un messaggio di conciliazione e di pace. Inoltre da questa giornata nasce anche l'idea di intitolare ad Eugenio Cossaro il nostro nuovo parco giochi, che nascerà a breve in Viale Sciascia. Una bambina di soli 12 anni che ha combattuto, che tagliava i cavi elettrici dall'aeroporto militare di Catania, e che noi vogliamo ricordare e portare a simbolo in un parco gioco, perché i bambini hanno diritto a giocare, a divertirsi, hanno diritto ad un futuro, cosa che purtroppo è stata negata ad Eugenio.